Orsacchiotti, buonasera, bentornati in questo nuovo video. Oggi è il tempo di parlare di Arturo col Pipo Duro, perché c'è un po' un discorso da fare, raga, ci sono molti opinioni diverse. Quindi andrò a darvi un po' la mia dopo queste 20 partite che ho fatto in questi due giorni. Poi, come spiegherò dopo, bisognerà aspettare bene la VL per avere un'idea totale. Ho provato anche Perisic, perché ci stava, perché la chat voleva che provassi anche Perisic, giustamente, perché mi linkava e mi mandava 10 Vidal. Quindi, proprio per evitare che poi magari, sai, lo mettevo a 8, anche secondo me può andare bene a 8, lo mettevo a 8, mi dicevano, minchia, ma Vidal a 8 per quello che non ti piace quello, eccetera, eccetera. Quindi ho provato anche Perisic. Vi lascio al gameplay perché c'è un po' di gameplay sia con Vidal che con Perisic, qualcosa magari anche di Zambrotta che non avete ancora visto. E ci troviamo tra poco, raga, per le considerazioni. Only Vidal test. Ciao avversario, sono io, sì. Ok, controllo palla buono, molto buono, si gira, perfetto. Mo vediamo come difende e poi magari anche come attacca la CC. Uno mi ha... Quando gli si affiancano i giocatori realmente grossi fatica un po'. Fa un po' fatica quando gli si attaccano o gli si incollano da CC e Perisic. Che Kulusevski difende anche un bot, quella cosa bella di Kulu. Ve l'ho detto, io Kulusevski è un giocatore che devi solo imparare a conoscerlo. Se impari a conoscerlo, tanta roba. Vabbè, tira come una punta praticamente, eh. Tira come una punta questo. Primi metri fa... forse sarà anche, ripeto, il gameplay, perché pure Perisic è un giocatore di un body type stile Cristiano Ronaldo. Però guardate qua, questo l'ha fatto automatico, Perisic. Oh, pulito. Raga, quanto cazzo si inserisce bene. Autoblock, figurati. Raga, Vidal fa degli inserimenti che sono fuori dal mondo. Cioè, nessuno si butta dentro così, nessuno. Bravissimo. Ora ve lo faccio inserire. Madonna, c'ha un tiro clamoroso. C'ha un tiro clamoroso. Perisic veramente da esterno, da punta a... da punta orribile. Da esterno mi sta piacendo. E da CC mi è piaciuto quella partita che l'ho provato. Bravo, bravissimo. Cioè, come la gente dice, cioè, tipo Palacio o Cristiano If, cioè. Esempio stupido. Bravissimo qua, bravissimo. E qua si è mosso veloce, però dovrebbe sempre muoversi così, cazzo. No, non mi sta convincendo a livello difensivo. Però diamogli tempo, io sono sempre pronto a cambiare idea. Anche perché poi mi piace talmente tanto quando attacca che spero di cambiare la idea. Bravo, vai, no, bravo, bravo, così, cazzo, costi 600k, così devi difendere, questo voglio vedere, vai a sradicarla la palla, così, cazzo,
con cattiveria, non come se fosse una f***a. Ed è più roccioso nei contrasti. Ovviamente va benissimo il pot. Bravo Vidal qua in automatico. Bravo. Stiamo iniziando a ingranare forse. Oh, che giocata! Che giocata ha fatto qua! No, ma cazzo, quando tira è Dio! Guarda, guarda Bruno, guarda Bruno, guarda Bruno come si incolla. Guarda, guarda, guarda che roba, guarda che roba. È il Toti, per carità. Guarda che roba, Bruno! Ah no, da mala... Che giocatore! Vola! Corri. Quando tira non ha senso. Non ha senso quando tira. Eccoli qua, bentornati. Allora, raga, avrete visto un po' di gameplay, avrete visto un po' di opinioni. Come sempre, io do le mie opinioni, ovviamente, anche mentre gioco, proprio perché poi almeno nel video, oltre a questi 3-4 minuti di considerazione, avete le opinioni mentre provo il giocatore durante le live, per chi magari non riesce a seguire sempre le live. Ci spostiamo su FIFA. Con Vidal, ragazzi, ho fatto... Tra l'altro mi sono stucato anche Bruno Totti, giusto così, per ridere, raga, perché volevo provarlo, ed è un giocatore folle. Anche se il Potm fa sempre il suo. E poi adesso vedrò chi provarvi. Magari provo qualcun altro in base anche a chi esce nel nuovo team dei Footbirdie. Ci ho fatto 20 partite, raga. 18, più o meno 20. Allora, cosa c'è da dire su Vidal? L'ho sbloccato ovviamente innamorato del Vidal dell'anno scorso. Addirittura con stat superiori, con una mossa abilità 5, 4 piede debole, alto alto. Un giocatore totale, no? Provandolo, le prime partite ieri sera, la prima cosa che ho notato, che vi parlo prima dei pro, è stata... Pro intendo i pro a favore. E stati i passaggi. Passaggi e fase offensiva. Ragazzi, questo, ve lo giuro, che mi sembra di usare Bruno quando lo uso. A livello di passaggio, a livello di tiro, a livello di inserimenti, nessuno si inserisce così. È clamoroso. Infatti mi ha fatto 18 partite, 10 gol e 4 assist. Ve lo giuro, una sicurezza. Palla al piede, a passarla, a tirare quando arriva da... Tira come una punta praticamente. Quindi tanta, tanta roba. Ed è per questo che da CC nel 4-3-1-2 nel rombo, secondo me è il suo ruolo ideale, perché è eccezionale quando deve andare a offendere. La velocità ovviamente è data anche il body type. Questo ricorda molto Sien come body type, molto Nainggolan. Non è assurda ovviamente, perché 82, ma ci sta, va bene, nella norma, è tipo Firmino. E l'agilità, raga, anche lì è 82, non di, cioè non è una roba incredibile, ma per un mediano può andare bene, non mi ha dato grossi problemi. Ogni tanto è necessario aiutarsi con la quinta stella skill per girarsi, magari con un fake shot, eccetera, però agilità e velocità ci possono stare. Quindi nel complesso questi valori, raga, li rispecchia, i passaggi no in positivo, perché per me, ripeto, fa dei passaggi esagerati. Con l'L2 si muove comunque veloce. Se lo muovete L2, R2 per intercettarli nel passaggio. Ma la fase un po' dolente, ahimè, è la difesa, raga. Non mi ha fatto impazzire in fase difensiva, soprattutto nelle prime partite, perché ha una buona velocità, ma non ha una velocità tale da dire, come per dirvi Renato, che quindi sopperisce un po' le carenze difensive che ha con la velocità che ha, che si sposta velocissimo. E in più l'ho trovato sia automatico, perché ovviamente è automatico, eccetera, eccetera, ma quando andava a contrastare non sempre poi riusciva a prendere la palla, e spesso non metteva il piede, o comunque non era così veloce da arrivare all'intercetto. Non mi è piaciuto proprio per questo troppo in fase difensiva. Andando avanti con le partite, soprattutto oggi, perché ieri l'ho provato un paio di partite, oggi l'ho riprovato, andando avanti con le partite, posso dirvi, raga, che pian pianino sto iniziando a capirlo un po' di più, e ha iniziato a intercettare un po' di più, a difendere un po' di più, come avrete visto nel video. E vi posso dire che questo problema l'hanno avuto anche molti in chat della fase difensiva. E non me lo aspettavo, perché da Sestaz mi aspettavo comunque un giocatore che difendesse di Cristo. Invece per me difende un meno 2, meno 3 dalle stats che ha a livello difensivo. Però magari, ripeto, questione di capirlo bene. Quindi cosa vi posso dire? Io posso dire che per la Serie A, raga, è un giocatore che non si può non avere, perché comunque a me è piaciuto. Però questa cosa della fase difensiva tenetela in considerazione, perché anche in chat molti hanno avuto un po' questo problema. Cioè, molti pareri discordanti. Qualcuno lo amava, qualcuno diceva anch'io ho avuto questo problema, cammina per il campo, non riesco bene a farlo difendere, eccetera, eccetera, eccetera. Per la Serie A non si può non avere, però. Meglio di che sì, meglio di chiunque altro. Io che sì, poi lo sapete che non mi è piaciuto. Quindi per la Serie A è obbligatorio per me sbloccarselo. Qualcuno però è venuto in chat, mi ha detto: guarda, Tonali e Duncan non è che sono così diversi e sono gratis. Sarà anche vero, credo, non lo so, però per me, ripeto, anche per la fase offensiva che fa in Serie A bisogna averlo. Poi, se avete paura magari che non vi troverete per questi motivi a livello difensivo, ci sta che non lo sbloccate, raga, vi comprate che sì e tenete Tonali o Duncan, che io non ho provato, però quindi non vi so dire perfettamente tutto. Per chi non ha la Serie A, non andrei a stravolgere le squadre,
E soprattutto per chi ha già Firmino, io al momento mi terrei Firmino. Per chi ha Renato, mi terrei Renato. Per chi ha Jones, mi terrei Jones. Anche se Jones però non l'ho provato, Renato e Firmino sì, quindi vi so dire con certezza, al momento tenete loro. Jones io non l'ho provato. Per chi ha Matthaus, Prime in su, terrei Matthaus. Cerco di farvi qualche esempio, come sempre raga, non posso rispondere anche in live a ogni domanda su giocatori diversi, quindi cerco di farvi nomi un po' più gettonati che ho letto in questi giorni in chat e non sono riuscito a rispondere ai ragazzi. Per chi ha Vieira, mid in su, compreso il mid, tenere Vieira. Il baby, secondo me, questo Vidal è più forte. Blanc, Petit, quelli, raga, è più forte questo Vidal perché è più completo. Però, tipo, il paragone con SN, che non ha chissà quanta velocità in più, ma comunque ce l'ha, vi assicuro che il body type è quello, ma SN per il campo si muove un botto più veloce. Io SN l'ho usato l'anno scorso, anche quest'anno. Perché quella velocità si fa sentire, si sposta un botto più veloce. Poi, ovviamente, SN 3-4... non ha i passaggi di Vidal, non ha il tiro di Vidal, non ha l'agilità e la palla al piede di Vidal, quindi capite bene che il paragone regge fino a un certo punto. Per il resto, ve l'ho detto, a me comunque è piaciuto, è solo la difesa che mi lascia un po' ancora perplesso. Quindi il consiglio è aspettate ancora, perché dura ancora 12 giorni, mi pare 13 giorni, aspettate che lo provi tutta la VL, poi in un altro video che magari, che ne so, avrò provato il capocchia che esce dei Food Birthday e... Nel frattempo vi dico, raga, vi dico ancora due parole su Vidal che ho provato tutta la VL. Così vi so dare un paragone più preciso. Però, sicuro, 20 parite sono tanti in due giorni. Era un po' che non giocavo così tanto in Rivals. Sicuro Firmino, Renato e Jones mi terrei loro al momento. Idem Bruno, Potm, che però è un giocatore un po' diverso, ma mi terrei Bruno. Per il resto, ve l'ho detto, potete accoppiarlo a chiunque. Cioè, se pensate vi possa piacere dopo i vari gameplay, eccetera, potete fare Vidal Vieira, come potete fare Vidal Zidane, come potete fare Vidal Renato, Vidal Bruno, Vidal Kanté, eccetera, 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 eccetera. Però non vi aspettate una fase difensiva, almeno per quello che ho provato io nella mia esperienza, di Cristo. Però ad esempio Holly si è trovato benissimo. Quindi anche lì, capite, i giocatori sono soggettivi, come vi dico sempre. Io vi porto la mia esperienza, Holly vi porta la sua. Poi qualcuno di voi si troverà, qualcuno magari non si troverà. Però nel complesso sicuramente un bel giocatore che vale quei 500k. Mi aspettavo qualcosa in più appunto a livello difensivo. L'equilibrio è 86, l'ultima cosa che dico, equilibrio dribbling 86, dribbling 85, ve l'ho detto, si gira comunque abbastanza, ma cercate di non esagerare, palla al piede. L'equilibrio non è altissimo perché dovete sapere che io Vidal lo incontravo sempre alle Vita di Cavaliere Maggiore quando andava la domenica a far serate nel lontano 2015 e l'equilibrio sul tavolino, lui era sempre in piedi sul tavolino a ballare, vi lascio immaginare le situazioni, le condizioni fisiche di quel Vidal alle 2 di notte, lo rendono un giocatore che tende a cadere in determinate situazioni, ovviamente in maniera goliardica. Non ho mai avuto l'opportunità di farci una foto perché ovviamente si avvicinavano a questi calciatori soltanto loro. Quindi giga rip per Danielf. Perisic l'ho usato con Ombra, Vidal. Perisic, una sorpresa perché non me l'aspettavo, mi aspettavo un tronco, un brutto giocatore. Invece tanta, tanta, tanta roba. Però Kulusevski è più forte in tutti i ruoli. Da punta non ve lo consiglio Perisic perché è il primo avversario più bravo che beccate e fa fatica sui primi passi. Sulla fascia fa fatica sui primi passi, date stazzi di reattività eccetera, non incredibile differenza di Kulu. Però una volta presa velocità è un po' come Cristiano, mette bene il fisico, protegge palla, il 5-5 si sente perché schilla bene. Il tiro è mezzo ambiguo perché ogni tanto tira bene, ogni tanto tira male. Quindi da punta, per ridere, cioè se giocate contro avversari non fortissimi sicuramente ci sta. Però se sale il livello nei primi metri è proprio un po' imballato. In fascia mi è piaciuto, da CC mi è piaciuto. Da COC non l'ho provato ma secondo me lo può fare tranquillamente. Però Kulu tolto da COC che è meglio Perisic, o da punta che è meglio Perisic. Da esterno e da CC per me Kulusevski è superiore in tutti i ruoli. Kulusevski è un giocatore pazzesco, raga, dovete solo imparare a conoscerlo. Io all'inizio facevo fatica, ma vedete 96 controllo palla, anche se non ha un'agilità incredibile. Quindi io vi consiglio Kulu, che poi ha quei passaggi che si sentono un botto. Però Perisic una sorpresa in positivo. Dopo Kulu, miglior esterno della Serie A, miglior CC della Serie A dopo Kulu. Parlo di CC adattati, quindi se avete il Minisium e quegli altri, raga, se volete sostituirlo con Perisic, andate tranquilli perché a me è piaciuto molto. Questo è quanto, raga, io spero, ripeto, poi magari portarmi un feedback più accurato. Al momento sono in difficoltà su questo Vidal, non so bene dirvi con certezza perché 600k di SPC sono tanti, non voglio consigliarvi male. Quindi vedremo, raga, che si potrà fare magari dopo la VL. Spero di essere stato chiaro e di avervi chiarito un po' le idee. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, vi lascio che mi sono dilungato troppo e see you soon.